Grazie procuratore Zuccaro, questa sua ampia relazione che dimostra l'esperienza sul campo da 5 anni, nel novembre 2013 ha coordinato il gruppo di lavoro istituito dall'allora procuratore di Salvi in ordine al contrasto all'immigrazione clandestina, soprattutto al contrasto ai trafficanti. Lei in audizione Schengen aveva detto che l'azione delle ONG sostanzialmente eliminava l'azione dei facilitatori, e in quella sua relazione parlava sostanzialmente di una sorta di scacco in ordine all'attività giudiziaria condotta dalla sua procura. Lei conferma questa terminologia, scacco in ordine all'attività giudiziaria? Grazie. Un'altra cosa che lei ha detto anche nei giorni successivi, e l'ha confermata anche oggi, è che alcune agenzie che non svolgono attività di polizia giudiziaria hanno documentato i contatti tra alcuni operatori delle ONG e i trafficanti. Ecco, volevo sapere se lei come procura ha chiesto ufficialmente ai nostri servizi di informazione o al DIS un documento, un atto, un'altra cosa in ordine appunto a questi collegamenti, anche con riferimento a notizie che sono originate da organismi informativi esteri, e se in questo caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il rilascio di questa documentazione, oppure dalla richiesta lei ha avuto un diniego. Infine, in ordine all'ipotesi di apertura di una pratica presso il Consiglio Superiore della Magistratura, volevo chiedere un attimino un suo parere, come vede questa cosa, se la ritiene una pressione in ordine all'attività della Procura che lei dirige, e se da quando lei ha reso note in sede parlamentare la sua attività, lei ha avuto da parte soprattutto dal Ministro della Giustizia sostegno, soprattutto in ordine, non una pacca sulle spalle, ma in ordine a risorse e uomini. Chiudo ovviamente ringraziandola per quello che fino ad oggi ha fatto, per quello che potrà fare, vada avanti a lavorare perché sta facendo molto bene. Grazie. Prego. Non intervengo sulla ammissibilità o inammissibilità delle domande, diciamo. La sede non è una sede, è quella politica in cui si possono fare questo tipo di filtri. Guardi, per quanto riguarda lo scacco all'attività giudiziaria, confermo pienamente quello che ho testualmente detto. Credo che sia già disponibile su internet, ma già da un po' di tempo, il resoconto stenografico, sia pure in bozza non ufficiale, del mio intervento. Io ho avuto modo di leggerlo e ho potuto verificare che riproduce fedelmente il mio pensiero. Effettivamente, ma d'altra parte ve l'ho ribadito anche oggi, siamo in una fase in cui non riusciamo più a svolgere l'attività investigativa di ampio respiro per la quale questo gruppo è stato costituito. Il nostro obiettivo, il focus della nostra azione non sono le ONG. È il traffico illecito, sono i trafficanti, sono coloro che anche in Italia speculano sui centri di accoglienza e su questo traffico. Questo è il focus della nostra attività. Per quanto riguarda i contatti tra ONG e trafficanti, non ho chiesto ai nostri servizi di intelligence, di sicurezza, di avere dei dati, perché comunque non li potrei processualmente utilizzare. Io ritengo, tuttavia dispongo di dati che mi vengono da Frontex, che mi vengono dalla nostra Marina militare, soprattutto quella impegnata nella missione EUNAVFOR MED. Noi abbiamo un contatto periodico molto intenso
con l'ammiraglio Credendino e con colui che ha comandato fino a poco tempo fa, l'ammiraglio Berutti Bergotto, le operazioni nell'ambito dell'operazione Sofia. E questi dati, e anche con la Guardia Costiera, e questi dati ci sono stati forniti da loro, non dai servizi di intelligence, circa questa esistenza di contatti radio, circa l'esistenza di comunicazioni che vengono date, ma d'altra parte questo ci risulta anche da internet, perché su internet vengono messi in rete quelli che sono i dati sulla posizione in cui si trovano le ONG. Quindi chiunque vi possa attingere lo fa, senz'altro. Quindi, non avendo richiesto questa autorizzazione, ritengo che sia comunque sempre opportuno uno schermo tra il lavoro prezioso che fanno i nostri servizi e l'autorità giudiziaria. Noi lavoriamo ovviamente e sicuramente per fini che sono collimanti, che sono quelli ovviamente di assicurare la legge, la legalità, la giustizia della nostra nazione, però le modalità sono diverse, debbono restare diverse. Noi dialoghiamo soltanto con le forze di polizia giudiziaria. E per quanto riguarda l'ultima domanda, posso dire soltanto questo: non mi sento assolutamente condizionato da questo tipo di attività. Naturalmente auspico che il CSM, che il Consiglio, il nostro organo di tutela dell'autonomia e dell'indipendenza, ci possa mettere in condizioni di operare nel modo migliore. Ritengo che questo ogni magistrato se lo aspetti dal CSM, e il CSM non mi ha fornito al riguardo nessuna risposta negativa in ordine a questa che è il mio auspicio, poter essere aiutato a lavorare nelle migliori condizioni possibili. Ovviamente mi rendo conto che vi sono altre esigenze che il CSM deve avere presente. Queste esigenze avrà modo senz'altro nell'ambito della loro attività di svilupparle. Io ritengo che non vi sia alcun contrasto tra l'esigenza di poter disporre del necessario supporto investigativo e l'esigenza di non esternare quelli che sono i risultati della propria attività. Vedete, a mio avviso, tutti gli equivoci nascono dal fatto che si sono sovrapposti tre e si è fatta confusione tra tre livelli, che sono livelli di azione dell'autorità giudiziaria. Il livello nel quale io ho operato in questo momento, quando sono andato a deporre dinanzi alla Commissione Schengen, è il livello di un magistrato che, disponendo di un osservatorio di giustizia privilegiato, è riuscito, che è quello appunto del nostro gruppo di lavoro, è riuscito ad avere alcuni tipi di dati, alcuni tipi di informazione. Da queste informazioni elaborate ha potuto ritrarre la netta consapevolezza che la gestione del traffico non avviene nel pieno rispetto delle regole che vengono imposte dalla nostra legge italiana e dalla Convenzione di Amburgo. Questo è un punto. Quando segnalo queste cose, come ritengo di dover fare doverosamente alla Commissione Schengen, io sto segnalando un prelivello rispetto a quello dell'indagine penale. Eppure ritengo che sia compito del magistrato farlo, perché se non ci si consente di avere supporti investigativi che vanno al di là di quelli di cui ordinariamente si può disporre, intendo a livello di forze che possono scendere in campo, nessuna autorità giudiziaria potrà conseguire questo obiettivo. Ricordo illustri precedenti nell'ambito dei quali vari magistrati hanno sentito il bisogno, derivante dalla loro esperienza professionale, di segnalare alcune lacune legislative, di segnalare alcuni fenomeni, di segnalare il non sufficiente sviluppo delle investigazioni derivanti da una carenza obiettiva degli organici, e lo hanno fatto senza tema, e credo che nessun magistrato debba farlo con questa preoccupazione, senza tema di poter essere strumentalizzati dall'opinione pubblica. Perché se questa carenza c'è, e nel passato purtroppo si è verificata in tante tante occasioni, a questa carenza bisogna porre rimedio. In questa fase la comunicazione
ovviamente nelle sedi istituzionali e in quelle che sono strettamente collegate, laddove ci si chiede chiarimenti in ordine a quello che si è detto, credo che sia doverosa e credo che non violi il dovere di riservo che deve accompagnare l'attività del magistrato. Poi vi sono le indagini vere e proprie. Su quelle indagini non ho mai fornito alcun tipo di indicazione né mai lo farò. Io svolgo da 36 anni questa attività in questo campo e non credo di essere mai stato particolarmente propenso a comparire dinanzi alle telecamere o a fare anticipazioni su quelli che sono i risultati della mia attività investigativa.